Il suo ultimo libro pubblicato nel 2012 è Il tramonto dell'euro e il suo blog, che vi invito a visitare perché è molto interessante, su cui scrive abitualmente è Goofinomics. Venendo alla giornata odierna e all'oggetto della lezione e conversazione del professor Bagnai ed entrando nel vivo, si può introdurla dicendo che tutti noi abbiamo ormai compreso, direttamente o indirettamente, che la situazione economica italiana sta precipitando sempre più verso un punto di difficile ritorno. Basta guardare tutti gli indici che la descrivono e che mese dopo mese sono sempre in peggioramento. In tutte le situazioni instabili, come quella che tutti noi stiamo vivendo, si arriva inevitabilmente ad un momento in cui succede qualcosa. Lo status quo non può continuare all'infinito, è quindi momentaneo. Oggi è per tutti noi una giornata di formazione e informazione, durante la quale il professor Bagnai ci aiuterà ad essere maggiormente consapevoli e liberi, perché dopo il suo intervento saremo più e meglio informati relativamente allo stato attuale della situazione economica europea e italiana e sul come dibattere sulla moneta unica, e saremo quindi maggiormente in grado di argomentare su tutto ciò quando sarà necessario, sia a livello individuale che a livello collettivo, definendo una chiara posizione politica sull'argomento, come dice anche il nostro segretario Ignazio Messina nella lettera di invito a voi inviata. È il momento di non accettare o dare risposte che suonano come ce lo chiede l'Europa, ce lo chiedono i mercati, non abbiamo altra scelta. Desidero aggiungere che personalmente non sono contro l'Europa, come si suol dire oggi per partito preso, ma sono sempre stato contro il pensiero unico che esclude la critica costruttiva. Il fenomeno che chiamiamo il pensiero unico, la cui analisi semantica più elementare mostra che non ha niente a che fare con il pensiero, designava il mezzo utilizzato da elite indottrinate per rivestire di scientificità l'idea secondo la quale esisteva un'unica risposta ai problemi della società, contrariamente a quando si pensa in un regime democratico, e che ogni atteggiamento critico riguardo a questa risposta poteva provenire soltanto da sognatori nei casi migliori e in quelli peggiori da ciarlatani. Tale fenomeno è specificatamente europeo e, se non si incontra altrove, è perché negli altri paesi la democrazia reale viene presa più seriamente e le lotte intellettuali sono più vive. Questa definizione del pensiero unico è tratta dall'ultimo libro di Jean-Paul Fitoussi, Il teorema del lampione. Mi fa piacere poi leggervi anche questo ulteriore pensiero e poi concludo. La spinta per l'euro è stata motivata dalla politica, non dall'economia. Lo scopo è stato quello di unire la Germania e la Francia così strettamente da rendere una possibile guerra europea impossibile e di allestire il palco per i federali Stati Uniti d'Europa. Io credo che l'adozione dell'euro avrà l'effetto opposto, esacerberà le tensioni politiche convertendo shock divergenti che si sarebbero potuti prontamente contenere con aggiustamenti del tasso di cambio in problemi politici di divisione. Un'unità politica può aprire la strada per un'unità monetaria. Un'unità monetaria imposta sotto condizioni sfavorevoli si dimostrerà una barriera per il raggiungimento dell'unità politica. Questo lo dice Milton Friedman, che è stato premio Nobel per l'economia nel 76. Concludo questa mia brevissima Concludo questa mia introduzione con una frase di Elio Vittorini, che farà molto piacere al nostro segretario, da Conversazioni in Sicilia del 1941, quindi prima proprio che iniziasse la Seconda Guerra Mondiale, che descrive benissimo la situazione attuale. Questo era il terribile, la quiete nella non speranza, credere il genere umano perduto e non avere febbre di fare qualcosa in contrario. Grazie e buon ascolto ad Alberto Bagnai. A voi per avermi invitato, grazie ad Alessandro per la presentazione che in due anni di attività di divulgazione è una delle più intense, più puntuali e più belle che mi sia capitato di ascoltare, sia per i riferimenti letterari che per quelli scientifici. Io mi muoverò, quindi non cercate di starmi dietro. In questo momento tanti politici stanno cercando di farlo, ma non ci riusciranno. Cercherò di stare un po' fermo, vorrei deludervi. Per esempio, se voi volete sapere quanto costerà un litro di latte quando usciremo dall'euro, io non ve lo dirò. Io vorrei fare una cosa più seria, cioè vorrei inquadrare il discorso dell'euro nel discorso della globalizzazione, farvi capire quando è che le persone si indebitano. Lo sapete, è molto semplice, ma ve lo ricorderò, perché è una cosa che nel discorso si tende normalmente a trascurare, e farvi capire che
La situazione di grave tensione che ci porta a questa quiete prima di una tempesta che sicuramente ci sarà, è una tensione che matura in un contesto di una serie di conflitti che sono sempre esistiti. Il conflitto, chiamiamolo così, in senso lato, tra capitale e lavoro, e anche il conflitto geopolitico fra Nord Europa e Sud Europa. Sono dei conflitti che si intersecano, che vanno interpretati, e sono dei conflitti che vanno messi a fuoco perché non si può uscire dalla crisi, non parlo neanche di euro ne parlerò pochissimo, se non si definisce un nuovo patto sociale e non si capisce da che parte si sta. Questo patto sociale non può più essere vissuto con le categorie vetero-marxiste di alcuni, secondo il quale sei una partita IVA, sei un capitalista e quindi sei un nemico, e non deve neanche essere però vissuto con diciamo così, quella riduzione delle dinamiche economiche a un fatto meramente tecnico, quasi da storia naturale, un po' alla Bocconi, del tipo siamo tutti capitalisti, non c'è più il conflitto distributivo, non esiste. Il conflitto distributivo esiste, oggi ha una dimensione che non è più quella che era nell'Ottocento, ma una dimensione molto simile, e quando c'è un conflitto bisogna scegliere da che parte si sta, perché se non si sta da nessuna parte si sta in mezzo e si prendono le pallottole da tutte e due le parti, cosa che sconsiglio soprattutto a chi è piccolo di fare in questo momento. Però ovviamente io non sono il politico, i politici siete voi. Come funziona il capitalismo secondo i capitalisti? Bene, nel senso che adesso non ve lo dico in termini tecnici, ma insomma adesso normalmente la storiella che ci raccontano a scuola è che un imprenditore sceglie i fattori di produzione in modo da, come dire, massimizzare il proprio profitto. Allora, siccome ci sono rendimenti crescenti, il primo lavoratore ti produce un po', il secondo, se tieni per la stessa quantità di macchine, un po' meno, il terzo ancora meno, insomma, se hai un forno, no? Avere un addetto è una cosa, averne due, quando ne hai 100, il centesimo non fa nulla, perché la bocca del forno è quella, quindi questa si chiama legge dei rendimenti decrescenti. La morale della favola è che si arriva a un punto in cui la domanda di lavoro è determinata da quanto produce il lavoratore. Insomma, noi lo diciamo in questo modo, che il salario reale è uguale alla produttività marginale. In pratica cosa significa? Significa che ci aspettiamo che, diciamo così, il conflitto distributivo, secondo l'economia che si insegna a scuola, ha una soluzione tecnica, cioè per una certa tecnologia esiste una certa quantità di lavoratori che ti massimizza il profitto e tu a quei lavoratori paghi esattamente l'importo della loro produttività. E naturalmente questa è anche una favola morale, nel senso che ogni lavoratore viene remunerato in base al proprio contributo e quindi deve anche stare zitto, nel senso che, come dire, abbiamo quadrato il cerchio, tu arrivi, mi produci 10, la tua remunerazione vale 10 e con quel 10 che tu ottieni compri il prodotto. Perché il capitalismo, diciamo così, come ogni sistema economico, ha due lati, ha un lato della domanda che è quello della spesa e un lato dell'offerta che è la produzione. Ora vedete, se voi, diciamo così, abitate nel mondo dell'economia cosiddetta mainstream, dell'economia, vedete solo il lato della produzione. Se voi sentite il professor Boldrin, il problema è che non siamo produttivi, eccetera, eccetera. Se voi siete imprenditori, sapete che non producete per intimo gaudio, ma producete per vendere. E quindi ci deve essere anche un lato della domanda. E questo crea un piccolo problema che adesso vi spiego. I salari reali, normalmente, secondo quello che ci dice l'economia, come la raccontano i capitalisti, e la produttività dovrebbero crescere allo stesso modo. Perché questo ha, diciamo, una serie di vantaggi, ma c'è un problema. Se gli imprenditori dicono di no, cioè se gli imprenditori fanno una politica che, come dire, comprime i salari, cioè se gli imprenditori vogliono espandere il profitto, che cosa succede? Se i salari reali crescono della meno della produttività, ci sono due problemi. Il primo problema è che la favoletta, diciamo così, dell'economia classica non funziona più, perché si capisce che esiste un conflitto distributivo e che chi mette in tasca cosa dipende da chi è più forte. Effettivamente suona molto meglio che pensare che invece dei sindacati basti una derivata prima per chi ha fatto un corso di economia, insomma, per risolvere il problema. E poi c'è un problema pratico, i lavoratori non hanno più i soldi per comprare quello che hanno prodotto. Chiaro? C'è un problema di fallacia di composizione. Cioè, se un singolo imprenditore può pensare, come sono furbo, riesco a pagare di meno i miei lavoratori, quindi a parità di ricavo faccio dei profitti maggiori. Il punto è che se tutti lo fanno, c'è semplicemente meno potere d'acquisto in giro e il sistema crolla, che è quello che sta succedendo, peraltro, adesso.
E questo quindi non è solo un problema dei lavoratori. Vi faccio vedere una cosa, eh? Mettiamo le cose in prospettiva, come vi dicevo. Questo grafico parte dal 1890 e arriva al 2007 e abbiamo in blu la produttività del lavoro e in rosso i salari reali negli Stati Uniti. Questa dinamica che vedete qua, e che adesso vi spiego, l'abbiamo avuta anche in Europa, con l'unica cosa che è cominciata nel 1980. Poi vi faccio vedere alcuni esempi. Allora, quello che si vede è che, diciamo così, il capitalismo statunitense ha avuto due fasi. Una nella quale, vabbè, non entro in tanti dettagli, salari reali e produttività sono cresciuti insieme. A partire dagli anni 70, quindi per capirci da Nixon, la produttività decolla, con una grossa impennata a partire dalla metà degli anni 80, dovuta per esempio all'evoluzione tecnologica, eccetera, eccetera, ma sempre a partire dagli anni 70 i salari smettono di crescere. Questi sono dati dell'US Bureau of Labor Statistics, cioè tutta roba abbastanza standard. Se la produttività cresce vuol dire che lo stesso operaio produce più valore aggiunto. Se i salari non crescono vuol dire che però, intanto succede questo, che la quota salari, chiaramente se il prodotto aumenta ma il salariato viene pagato diciamo a livello stabile, succede che la quota salari diminuisce e infatti vedete che dal 60% cui era all'inizio degli anni 70 scende verso il 53% oggi, no? Perché maggiore prodotto, maggiori ricavi chiaramente, perché il prodotto esiste in quanto lo vendi, quindi qualcuno qualcosa ha incassato, se vengono pagati meno salari, se il salario rimane stazionario vuol dire che la quota scende. C'è un altro grafico che non vi avrei voluto far vedere, che è esattamente speculare a questo, parte basso e arriva alto, è il grafico della disuguaglianza, che negli Stati Uniti è andato sempre crescendo, fidatevi. Immaginate plasticamente una linea che parte qui e arriva qui, che è il coefficiente di Gini, per chi lo sa, ma un indicatore di disuguaglianza. Adesso vediamo un attimo un punto, che è interessante. In rosso qui abbiamo un secolo e dispari di debito dei paesi avanzati. E questo è un tratto da uno studio di Carmen Reinhardt e una sua coautrice. Vi faccio vedere due cose. Ci sono due picchi in questo grafico. Un primo picco è qua, durante la guerra, un secondo picco è la seconda guerra mondiale, e un secondo picco è qua, oggi. Cioè, noi siamo praticamente in una situazione di indebitamento che i paesi occidentali hanno sperimentato solo alla fine di grossi eventi bellici, e anche alla fine di un'altra cosa. Torniamo un attimo indietro. Vedete che prima della seconda guerra mondiale era successo una cosa, era successo che per la prima volta la produttività era decollata superando il salario. Cioè per la prima volta c'era stato, come dire, questo distacco e poi c'è stata la crisi del 29. La seconda volta succede qui e adesso c'è la crisi del 2008. Perché quando la produttività cresce più del salario poi in fondo c'è una crisi finanziaria? Non è difficile da capire. Adesso vi risparmio il codice di Hammurabi. Il capitalismo, il codice di Hammurabi serviva per far capire che io non ho nulla contro la finanza. La finanza è sempre esistita, i mercati sono sempre esistiti, le crisi finanziarie sono sempre esistite, ma i babilonesi avevano capito che il mercato andava regolato e noi ce lo siamo dimenticato. Bene, perfetto. Allora, il capitalismo funziona se c'è domanda. Se vengono repressi i salari, la domanda deve essere finanziata col debito e non ci sono santi, è così. Perché altrimenti nessuno compra quello che viene prodotto e non si fanno profitti. E è giusto che chi diciamo, ha delle idee faccia profitti. E quindi ci sono tre possibilità. O finanzi la domanda col debito pubblico, e questo è quello che è sostanzialmente successo in Italia dagli anni 80 alla metà degli anni 90. Insomma, la grossa esplosione del debito pubblico ha diverse cause, fra le quali, adesso vi attesterò poi l'autore che probabilmente conoscete, che meglio ha investigato questo fenomeno, anche la necessità di finanziare la crescita dell'economia e dei profitti in una fase di salari stagnanti, o ricorri al debito privato, e questo è quello che è successo negli Stati Uniti da Clinton in poi e in noi da diciamo Ciampi in poi, insomma dalla grande stagione dei padri della patria che ci hanno portato nell'euro, abbiamo visto l'impennata del debito privato, stasera ve la rivedete se vi va a servizio pubblico, dove hanno cortesemente accettato di far vedere un dato, cosa assolutamente sconcertante per la televisione italiana, ve lo dico anche perché è un segnale politico piuttosto importante, oppure cresci col debito altrui, come fa la Germania dal 2000 avanti Cristo e come farà sempre, pigliando regolarmente ogni tanto una legnata sui denti. Apro e chiudo una parentesi. Quello che sta succedendo adesso fra Stati Uniti e Germania, ritengo che vi sia chiaro, non è certo il fatto che qualcuno stava ascoltando qualcun altro, perché diciamo dal tempo del codice Enigma o dal tempo di Echelon sappiamo benissimo che tutti ascoltano tutti.
quindi anche qua qualcuno starà ascoltando noi, e sinceramente non ce ne frega niente. No? Il problema è un altro, il problema è che la Germania è un forte paese creditore e gli Stati Uniti sono un forte paese debitore, perché vedete, questo grafico che vi ho fatto vedere, che vi fa vedere questo picco di debito qui, no? Vedete anche un'altra caratteristica, che eravamo già un picco qui all'inizio degli anni, questo poi è il picco raggiunto con la seconda grande contrazione. No? Questo picco è una media di quello che succede nei paesi avanzati, ma naturalmente gli Stati Uniti sono il più grande debitore e la Germania è il più grande creditore. Allora il problema è che la Germania deve rendersi conto che ha creditori di due, debitori di due tipi. Uno è la Grecia, con il quale puoi fare come ti pare. Uno è gli Stati Uniti, che ha diverse migliaia di testate nucleari e che è un pochino stanco di pagare e mettere lui i soldi per far ripartire un'economia contro la volontà dell'Europa, diciamo, germano diretta, delle elite tedesche naturalmente, non sto parlando dei poveracci come me che stanno male anche lì, ma questa è la vera origine dello scontro. Lo scontro dipende dal fatto che gli interessi di un creditore non sono quelli di un debitore. Un creditore ha un ovvio interesse a percepire un tasso di interesse più alto e avere meno inflazione, perché così riceve moneta, diciamo, che compra gli stessi beni che comprava quando è stata prestata. Il debitore ha gli interessi esattamente opposti. Questo succede dappertutto, in ogni famiglia, in ogni economia. Allora, non è successa solo in America questa cosa, cioè il declino della quota salari è un fatto che è connaturale a questa fase di capitalismo. Lo abbiamo avuto negli Stati Uniti, lo abbiamo avuto un pochino in Francia dove poi si è stabilizzato, lo abbiamo avuto anche in Italia dove siamo partiti da qui e siamo arrivati qui, d'accordo? E questo è stato, diciamo, il grande successo, diciamo, prima delle varie sinistre, democristiani, quello che è. Poi ci siamo fermati, poi siamo ripartiti, quest'ultimo innalzamento è un fatto statistico più che altro connesso a dinamiche, diciamo, recessive, le dinamiche recessive in atto. Cosa è successo in particolare in Italia? Andiamo un attimo a guardare nel dettaglio. Allora, intanto in Italia sono successe due cose. Sono successe che, allora, questa qui, la linea continua, è la produttività. La produttività media del lavoro, se noi facciamo base al 70, è andata crescendo sostanzialmente fino al 96. Dal 96 si è più o meno arrestata e è andata piatta. C'è stato un periodo, per quel che riguarda invece il salario, l'altra variabile, c'è stato un periodo nel quale i salari sono andati crescendo più rapidamente della produttività negli anni 70, inizio anni 80 la dinamica dei salari flette, poi si appiattisce e quindi abbiamo sostanzialmente tre fasi in questo grafico che potete facilmente intuire. Abbiamo una fase di crescita più o meno parallela di produttività e salari, in cui quindi le quote distributive erano stabili. Una fase di crescita della produttività più rapida di quella dei salari, in cui la quota salari è discesa a picco, come abbiamo visto qui, questa fase qua. E poi un'altra fase in cui, diciamo, si sono stabilizzati, però senza più crescere, né i salari né la produttività, che è la fase che viviamo adesso. È una fase nella quale l'economia italiana non cresce e non crepa, come si dice a Roma. Vi faccio vedere anche un'altra cosa, così sfatiamo subito un altro mito e ce lo togliamo di torno. L'inflazione è nemica della vedova, dell'orfano, del proletario, perché erode il potere di acquisto. Non è vero, perché il potere di acquisto è sempre, anche che i lavoratori, diciamo così, riescono a mettersi in tasca, è sempre il risultato di un patto sociale e di un conflitto distributivo. Tu puoi avere inflazione a due cifre, come era qui negli anni 70, ma avere i salari reali, linea spezzata, che crescono. E poi puoi avere che, per esempio, succede che, faccio un esempio a caso, si capisce che l'Unione Sovietica non ce la farà a sorpassare gli Stati Uniti. Reagan e Thatcher imprimono una decisa svolta a destra al pendolo della politica mondiale, i salari reali smettono di crescere negli Stati Uniti, smettono di crescere anche da noi, pace. A quel punto, anche se l'inflazione scende, il tuo potere d'acquisto sta fermo. Perché arriva una persona che tu pensi sia un comunista e ti dice che la banca centrale deve essere indipendente perché l'inflazione è tua nemica e di fatto sostituisce il sindacato con la banca centrale, dando a questa banca centrale indipendente il potere teorico di difendere il tuo potere di acquisto abbassando l'inflazione. Nel frattempo ti dice: togli la scala mobile, togli la contrattazione, togli questo, togli quello, e tu ci credi, e quando ci credi ti trovi che il conflitto distributivo è arrivato qui, tu hai perso e non hai neanche più le forze per reagire.
non è un discorso molto bolscevico quello che sto facendo, è un discorso estremamente, diciamo, pragmatico. Io tra l'altro vengo da una famiglia di imprenditori, per cui... L'affiamo a questa posizione qua, eh? Cioè, cosa? L'affiamo a questa posizione qua, l'inflazione attacca i salari fissi in questo momento, terribile, non si può... La FIOM non capisce niente e fa parte di quel blocco di potere che ha assistito assolutamente inerte al massacro dei lavoratori italiani per motivi che non capisco e che non mi interessano perché non sono uno storico, ma che sto facendo capire agli italiani che mi eleggono, e al termine del quale essere uno, diciamo, chi è della FIOM dovrà togliersi la spilletta e buttarla nel cestino quando esce di casa, esattamente come il 9 settembre del 43 mi dicono che qualcuno si tolse una certa spilletta e la buttò nel cestino uscendo di casa. Chiaro? Ecco. Questa è la FIOM che, diciamo, per favore, io non sto dicendo parolacce, non le dire neanche tu, Massimiliano. Ecco. No, l'ho stata posta la No, nel senso che, come dire, allora, a cosa è servito il debito pubblico? Questo è un pochino un problema vostro, invece, perché, allora, quando, diciamo, io sono entrato per la prima volta in contatto con uno di voi a caso, ho fatto il seguente discorso. Guardate, qui bisogna tirarsi fuori. E voi siete in una posizione di market leadership. Perché? Perché voi siete non attaccabili sotto il profilo del più colossale e cialtronesco dei luoghi comuni, cioè quello che il debito pubblico italiano sia frutto della casta, cricca, corruzione, quello che sta ancora cavalcando il simpatico Beppe, al quale auguriamo tutto il bene possibile, purché, diciamo, scompaia. Perché dico questo? Vedete, io cerco di far capire una cosa ai miei studenti, una cosa che adesso vi spiegherò non con parole mie, perché nulla di quello che dico è una mia idea, io non ho idee, sono un contenitore vuoto. Secondo voi, no, comanda chi è ricco e potente o chi è povero e debole? Ecco, domanda, secondo me comanda chi è ricco e potente, ci siamo? Se mi seguite su questo, il resto è ovvio. Perché? Secondo voi un paese, le istituzioni di un paese, da chi vengono modellate? Da chi comanda o da chi obbedisce? Normalmente da chi comanda. Ci siamo? A meno che non crediamo nella democrazia, che è una cosa tanto bella, ma in realtà poi, come vediamo, è un'oligarchia dove il voto si compra e quindi di fatto siamo lì. Allora il punto è semplicemente questo. Basta fare una riflessione banale. Se voi fate 1 più 1 e vi ridà 2, capite che se il debito negli anni 80 è cresciuto è perché faceva comodo a chi comandava in quel momento, che non era molto probabilmente la FIOM, ma erano banalmente alcuni gruppi industriali. E questo non è una grossissima scoperta, perché, diciamo, Graziani nel 1985 scrisse un bellissimo articolo che vi trovate online che si chiama Cambiare tutto per non cambiare niente. Voi digitate su Google, adesso c'è Google, quindi nessuno ha scuse oggi, nessuno ha scuse, e tutto quello che viene detto rimane. Occhio. Attraverso il disavanzo del settore pubblico viene immessa nel sistema economico una liquidità tutta particolare, una liquidità che per le imprese non comporta il concorso al sistema delle banche. E certo, perché un conto è se tu, che ne so, riasfalti una strada e ti mettono i soldi in mano, un conto è se tu devi andare in banca e chiedere i soldi in prestito. Ci siamo su questo, è abbastanza ovvio. Allora succede che le imprese saranno sì state spiazzate dal mercato finanziario. Vi ricordate, a quel tempo ci si lamentava del fatto che il debito cresce, i bot, aiuto, non ci sono più risparmi per i poveri imprenditori che vogliono collocare i loro titoli o vanno in banca e tutti i soldi se li ha presi lo Stato, perché sono tutti finiti in bot. E io dice sì, è vero, vi abbiamo spiazzato sul mercato finanziario, lo Stato vi ha spiazzato, nel senso che il risparmio viene intermediato dallo Stato, si prende i soldi, però vi rimpiazza sul mercato delle merci, perché la spesa pubblica, per definizione, siccome lo Stato non paga se stesso, la spesa pubblica per definizione è un reddito privato. Cioè, quando la regione Puglia paga qualcuno, non è che paga la regione Valle d'Aosta, non credo, penso che si vogliono anche così tanto bene, paga un privato. Ora, il problema è che se la regione Puglia paga una cartiera e compra 500 risme di carta, ci fa i coriandoli e le butta per strada, è chiaro che nel lungo periodo questa cosa per l'economia italiana è svantaggiosa. Intanto però quello che ha la cartiera ci ha guadagnato. Non so se ci siamo su questo, no? La spesa pubblica, cominciamo a vederla anche come un reddito privato, cioè cominciamo a vedere, a capire una cosa, se ci fosse un solo uomo sulla terra non ci sarebbe l'economia, perché l'economia è scambio, quindi ogni relazione economica ha due lati: domanda, offerta, credito, debito, spesa, reddito, eh? E naturalmente
Tant'è vero che gli economisti che ci hanno condotto al disastro usano normalmente dei modelli con un solo uomo, i modelli da Robinson Crusoe, per esempio Robert Lucas, per dimostrare che la politica economica non serve a niente, fa un bellissimo modello economico dove c'è un unico uomo che sta su un'isoletta e lì è chiaro che la politica economica non serve a niente. Lo so che fa ridere, ma è pubblicato su American Economic Review, è un grande economista. Capito io in che compagnia sto, forse state meglio voi in compagnia, in Parlamento. Ecco, io sto in compagnia di gente che la pensa così. Bene? Ecco. Allora, andiamo avanti. Il primo ad essere stato avvantaggiato, diceva Graziani negli anni Ottanta, dal debito pubblico è stato il settore industriale ed è per questa ragione che i progetti di riequilibrare il disavanzo riscuotono sicuramente l'approvazione dell'uomo della strada, preso in giro, perché un debito è sempre una cosa negativa, ma in definitiva non fanno grande presa sul settore industriale, che è il più interessato. Allora qui c'è un problema, è chiaro che abbiamo un problema, no? Cioè il problema è questo, adesso... In questo momento a voi hanno raccontato che siamo in una crisi di debito pubblico. Apro e chiudo una parentesi. A maggio di quest'anno il vicepresidente della BCE, Vítor Constancio, ha detto quello che tutti sanno e che poi vi faccio vedere, che questa è una grandissima bufala. Certo che è una crisi debitoria e vi ho fatto vedere le radici di questa crisi debitoria. Nel mondo della globalizzazione si è deciso, il conflitto distributivo si è orientato in un modo tale che un capitalismo sempre più produttivo per far assorbire i propri prodotti ha dovuto lasciare che la gente si indebitasse. Cosa c'entra in questo la globalizzazione? Vi faccio un esempio. È l'esempio che ho fatto l'altro giorno in scuola ai miei studenti, spero l'abbiano capito per loro, perché è un problema loro. Allora, caro Massimiliano, io da domani ti do 500 euro di meno. Sei contento? No, perfetto. Va bene, allora, che fai? Mi fai un'avvertenza? Se posso? Sì, se no avuto per star zitto. Fammi un'avvertenza. Io prendo e porto tutto in Romania. Si chiama libertà di movimento dei capitali. Chiaro a cosa serve la immensa e sfrenata liberalizzazione finanziaria? Serve a questo. In un mondo in cui il lavoro non è libero, quando il capitale si libera, il lavoro ha perso. E non state a sentire quell'altra genia di fessi che saranno veramente gli ultimi a arrivare, quelli a sinistra della sinistra, che vi dicono che il problema si risolve costruendo un proletariato internazionale. Il capitale nasce internazionale, il lavoro non lo diventerà mai. Quindi voi dovete stare da una parte o dall'altra. Vi do il consiglio di stare dalla parte del capitale perché si guadagna di più, ma come sempre, dove c'è maggiore rendimento c'è anche maggiore rischio. Chi sta dalla parte del capitale, con tutte le tensioni che si sono accumulate in questo periodo, corre anche il rischio di non arrivare all'età della pensione. Perché purtroppo siamo in un periodo nel quale stanno per emergere grossi conflitti sociali. Quindi, come dire, voi siete politici, io vi sto facendo un discorso tecnico, apprezzatelo. Allora, detto questo, tornando qui, vi faccio apprezzare un secondo snodo. Il secondo snodo è stato che c'è l'euro in questo che c'entra? Beh, l'euro c'entra, vi ho appena detto il perché. L'euro c'entra perché lo abbiamo fatto? Ma per essere fratelli, per stare sotto... Ci sono diverse motivazioni. Allora, una motivazione che è vecchia quanto il mondo, la prima volta è stata espressa nel 1971 nel rapporto Werner, di cui insomma le persone qui che hanno più esperienza insomma si ricorderanno, è stato il primo progetto di moneta unica europea. E la motivazione era che la moneta unica avrebbe agito da fermento per l'evoluzione dell'integrazione europea verso una unione politica. 1971. Nel 1971 Kaldor dice: no, non lo fate, perché se voi fate così succederà che la necessaria pressione da parte dell'Europa sui bilanci dei singoli stati e la spinta recessiva creata da una politica monetaria comune creerà delle tensioni che rischiano di compromettere per sempre la possibilità di un'unione politica europea. Quindi già nel 71 era già stato detto tutto. Pensate voi quanto mi diverto io nel 2013 ad andare in giro a raccontarlo, perché per un economista, vi assicuro, se è un economista, cioè se quello che sta succedendo è banale, è previsto. Kaldor nel 71 diceva questa cosa: non potete avere una moneta senza Stato, se ci provate andrete alla guerra. Io nel 71 mi occupavo di altro. Questa era una delle motivazioni. Un'altra motivazione, questa motivazione è stata riproposta, questa motivazione della moneta unica è stata riproposta perché cade il blocco sovietico, il che favorisce fra l'altro quel fenomeno di appiattimento, diciamo, dei salari, nel senso che nel conflitto distributivo, diciamo, il sindacato non poteva più di
vabbè, io sono piccolo, ma chiamo mio fratello grande che c'ha il carro armato alla frontiera della Jugoslavia. No, non poteva dire questo perché il fratello grande si era sbriciolato. Cade quindi il blocco sovietico, manca a questo punto una spinta per la coesione europea, e la spinta per la coesione europea viene cercata, secondo alcuni, nel darsi questa moneta unica che ci avrebbe spinto a fare la cosa giusta, cioè unirci. Queste sono le cose che ci raccontano. Poi c'è la cosa, una sottoversione, la versione che ha raccontato Alessandro, la Francia che cerca di ingabbiare la Germania. Quella mi sembra più la demenza di Mitterrand, se mai qualcuno ha pensato questa cosa che altro. Mitterrand all'inizio del primo mandato ebbe diagnosticato un tumore maligno e ha fatto due mandati, secondo me alla fine non capiva più niente, però è un problema suo, massimo rispetto umano, ma il suo discorso non valeva nulla dal punto di vista né economico né politico, infatti si vedono, perché non può esistere un asse franco-tedesco, non può esistere un asse fra un debitore e un creditore, e quello che sta succedendo lo dimostra. Ma a noi hanno detto altre cose, ci hanno detto, dal punto di vista economico, che bello, la moneta unica riduce i costi di transazione, il commercio esploderà, saremo tanto integrati, sarà bello, ci sarà più concorrenza, caleranno i prezzi. Allora, addirittura un collega è arrivato a dire il commercio intraeuropeo crescerà del 200%, sarà meraviglioso, questo porterà progresso. Io vi potrei far vedere, magari lo faccio, se lo trovo al volo, un dato assolutamente banale, che è questo, ah no, questo non è un altro, che è questo. Vedi perché? Oh Gesù, e adesso? Perché mi dice disco non formattato? Cioè mi è chiuso la cartella? Prova a toglierla, metterla. Oh, seccatura. Dai, vediamo se me lo ripesca dai recenti. Allora, intanto parlo. Dunque, quello che volevo dire è che i dati di cui disponiamo dimostrano che il cambio fisso e quindi la rimozione dei costi di transazione dovuta al fatto che non hai più l'esigenza di dover cambiare la valuta per commerciare per fini di commercio internazionale non ha praticamente nessun impatto. No, senti, qua c'è qualcosa che non va però, eh. Cioè, avete un tecnico di qualche tipo che mi può ridare la mia slide? Intanto io vado avanti a parlare. Allora, per questo voglio usare sempre il mio computer. Allora, personal computer significa computer personale. Allora, non ha alcuna motivazione nella teoria del commercio internazionale l'adozione di un cambio fisso. Chi di voi avesse mai esperienza di import-export sa benissimo che tuttora abbiamo cambi flessibili rispetto al resto del mondo, siamo coperti sui mercati dei cambi a termine che esistevano anche nel 400, per cui non abbiamo, le fluttuazioni del cambio non hanno un impatto minimale sui volumi del commercio. Per dirvene una, in questo momento sta aumentando e è aumentata la quota dell'interscambio fra Germania e Regno Unito, mentre sta diminuendo l'interscambio fra Germania e Sud Europa. Il Regno Unito è fuori dall'euro e quindi il suo cambio fluttua, e il Regno Unito ha svalutato del 17% dopo lo shock Lehman, pace, chiaro? Quindi quella è evidentemente una fesseria. Dov'è che invece diventa rilevante avere un cambio fisso? Perché? Perché è una fesseria? Perché, ripeto, per le transazioni che vengono pagate a 30-60 giorni esistono degli strumenti di copertura abbastanza snelli. È stato dato quest'anno il premio Nobel a una persona che ha dimostrato che i mercati finanziari sono efficienti. Che vuol dire? Vuol dire che se tu, per esempio, compri valuta a 30 giorni, qualche volta ci rimetti e qualche volta ci guadagni e in media vai pari. Questo è il concetto. Il che significa che il rischio del cambio su transazioni commerciali di fatto è abbastanza gestibile. Ma se tu presti soldi a 10 anni, che ne sai di quanto vale un dollaro fra 10 anni? E quindi
L'adozione di un cambio fisso è strumentale non alle logiche del commercio, che sono comunque regolate a breve termine, ma alle logiche della finanza, dove tu sposti dei capitali per avere un ritorno a medio e lungo termine, un anno, tre anni, cinque anni, dieci anni. È lì che è importante avere il cambio fisso, perché ti garantisce contro l'eventualità che il tuo debitore ti dia la fregatura. Quindi il discorso euro, inquadratelo un attimo in quest'ottica, è un tassello del processo di liberalizzazione dei capitali che, diciamo così, parte all'inizio degli anni Ottanta, facendo le sue vittime prima nei primi paesi che si agganciano al dollaro, quelli latinoamericani, quelli del sud-est asiatico, e adesso sta facendo le sue vittime da questa parte. Riprovo a connettermi, vediamo se magari cambiando la porta. Sì, cambiando porta, non so. Ma è molto strano perché diciamo. Sì, no. Forse non è più su questo. Andrea. Se no mi riprendo da. Sì, adesso questa cosa la farò gestire in un altro modo, sì. Vabbè, vediamo se lui se si degna di riconoscere. No, vedi un po' tu se riesci a trovare. Allora, questo è il punto al quale siamo. Nella storia della in una prospettiva di economia italiana, d'accordo? L'adozione del cambio fisso ha avuto esattamente le stesse dinamiche che ha avuto in tutti gli altri paesi dove il cambio fisso è stato adottato. Proprio oggi un lettore mi ha mandato un articolo di Hirschman scritto negli anni Ottanta, dove parlava delle sue esperienze di economista nei paesi latinoamericani e diceva: io ho assistito a due sindromi. La prima è la sindrome del visiting professor, cioè di quello che viene da un paese terzo e senza sapere nulla delle dinamiche reali del tuo paese ti dà dei consigli che si basano su una scienza economica astratta, fai così, 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 taglia questo, taglia quello. La stiamo vivendo nel nostro paese, no? In fondo anche Monti è stato un visiting professor per noi. La gente, diciamo così, di una, se non di un gruppo di interesse, quantomeno di un pensiero altro da quello condiviso da molte istanze del paese, tant'è vero che, come sapete, non mi sembra che nessuno l'abbia mai votato, cosa che peraltro in Europa è standard perché neanche la Commissione è votata. Poi un'altra sindrome, dice Hirschman, ho visto in questi paesi. Vedevo questi colombiani, questi latinoamericani che si autodenigravano e che collaboravano con questi visiting professors, essendo convinti di essere loro una specie di razza inferiore che aveva bisogno di, come dire, questo aiuto esterno del potestà straniero per migliorare. Allora, io credo che se voi diceste agli italiani che gli italiani non sono peggiori degli altri, fareste una cosa diversa da Monti, fareste una cosa anche diversa da Grillo, perché anche Grillo dice che il problema è la casta, la cricca, la corruzione. Sapete, qua siamo 60 milioni di corrotti, ognuno dei quali pensa che i corrotti siano gli altri. Non può funzionare questa cosa, alla fine qualcuno si accorge che questo messaggio è sbagliato, no? Perché faccio questo discorso? Perché parto da a che cosa ci dicono che sia servito l'euro. Ci dicono che l'euro è servito perché noi negli anni Ottanta eravamo tanto spendaccioni, però almeno il grafico che faccio vedere questa sera a Ballarò dovresti farmelo vedere, dovresti aiutarmi a proiettarlo. Non allora, no, senti, scusa, prendiamo un'altra chiavetta. Perché non lo compito? Non si può, non si può, non si può. Ma questa è una cosa che devo dire ai miei assistenti, cioè assicuratevi che ci sia un cavo da girare, se no è inutile parlare. Bene. Vedete, la vita è fatta sempre di esperienze, no? Vedete sul mio blog, io adesso ho poco tempo e vorrei stringere il punto. Allora, lascio stare. Vabbè, tanto lo provo, per aver niente. Allora, l'entrata nell'euro dal punto di vista del sistema europeo ha dei chiari significati. Uno in termini di conflitto distributivo, cioè di rapporto fra capitale e lavoro, è più o meno quello che, diciamo, vi ho inquadrato e poi ci torniamo. E uno in termini di conflitto geopolitico, nord-sud. Vi faccio un esempio semplicissimo. Ci dicono... Max, lascia perdere, cioè, se no poi mi distraggo, okay. Perdo il filo, facciamo a parole. Allora, ci dicono: se abbandoniamo l'euro sarà una catastrofe, perché la lira sarà debole.
Ok, va bene. Sì, ma è vero, sarà una catastrofe. Cavallette ovunque. Vi faccio presente che da quando siamo entrati nell'euro, nei primi 2 anni l'euro si è svalutato del 20% e nessuno se ne è accorto. Dati. Si è svalutato del 20% e nessuno se ne è accorto. È partito 1,16. Bravo, ecco, è arrivato a 0,7, ecco. È arrivato a 0,7 e poi ripartito. Io in quel tempo lavoravo, vabbè, parzialmente in campo anche finanziario, quindi ho vissuto anch'io la grande euforia dell'euro e dell'aver piazzato i soldi nell'euro e aver visto che perdevano il 20% con allegria. Va bene? E allora io dico, ma signori, anche per la Germania abbandonare il marco per entrare nell'euro ha significato passare da una valuta forte a una valuta debole. Perché? Ma perché è chiaro che se tu crei una valuta che applica la media delle economie europee, quella valuta sarà un po' più debole perché è più forte e un po' più forte perché è più debole. Ci siamo? Perché lo hanno fatto? Visto che loro avevano la valutona fortuna? A entrare nella valutina debolina che è l'euro per loro? Sono scemi? No, non credo. I fatti non lo dimostrano. Noi li incensiamo oltre i loro meriti, allora non pensiamo che siano scemi oltre la loro scemenza, che pure esiste. Il punto è che, purtroppo, rimuovere lo strumento della flessibilità del cambio fatalmente avvantaggia le economie più forti, cioè quelle che sono in posizione creditrice, e svantaggia le economie più deboli, quelle che tendenzialmente sono in posizione debitrice. E vi voglio fare un altro esempio, sempre riferito alla dinamica dell'adozione dell'euro. Noi sappiamo che in questo momento ci dicono non possiamo più fare quella cosa bruttissima, orrenda, vergognosa e turpe che abbiamo fatto per tanti anni, cioè svalutare. Allora, vorrei ricordarvi questo. La svalutazione di qualcuno è sempre la rivalutazione di qualcun altro. No? Perché se ci vogliono più lire per comprare un marco, d'accordo? D'altra parte con un marco compri più lire. La lira vale di più, di meno, scusate, il marco vale di più. Ok. Nel periodo del sistema monetario europeo, cioè dal 1979 di fatto fino all'entrata nell'euro, noi avevamo uno standard di riferimento che era l'ECU, l'antenato dell'euro. Ve lo ricordate, no? Era una valuta scritturale, nessuno se l'è mai messa in tasca, e neanche, qualcuno neanche in testa, perché molti l'hanno dimenticata, ed era di fatto che cosa? Lo standard al quale ci riferivamo per definire i tassi di cambio all'interno dell'Europa, che poi sarebbe diventata in parte Eurozona, in un sistema che era di cambi fissi, perché negli anni 80 già avevamo i cambi in parte fissi, ma aggiustabili. Vi ricordate i riallineamenti? Se voi andate a vedere la storia dei riallineamenti, che è nel sito della Banca dei Regolamenti Internazionali, vedrete che non siamo stati sempre noi a svalutare, a parte il fatto che hanno svalutato anche altri paesi, come la Spagna, l'Olanda, il Belgio, la Danimarca. Ma in quel sistema succedeva una cosa ovvia, che chi era in deficit svalutava e chi era in surplus rivalutava. Perché chi è in surplus commerciale deve rivalutare? Semplice. Se per comprare un'auto tedesca tu devi comprare i marchi, allora se le auto tedesche sono molto belle, io ho sempre avuto auto italiane, ma mettiamo che mi piacciono, me le compro, prima devo comprare il marco. E allora il prezzo del marco sale. E se lo fanno tanti, succede che comprare l'auto tedesca diventa meno conveniente perché diventa meno conveniente comprare il marco. Punto. Il sistema monetario di Bretton Woods, quello che gli americani hanno stabilito e garantito con l'oro e con le bombe atomiche dal 44 al 71, e poi il sistema monetario europeo che ci siamo dati dal 79 al 98, funzionava con questa logica, una logica tutto sommato simmetrica. Il gold standard. Ma nel momento in cui noi invece passiamo a un sistema nel quale se compri più auto tedesche un euro è un euro, è chiaro che manca un meccanismo di riallineamento del mercato. Ci siamo? In questo contesto vi avrei voluto far vedere che cosa sono le riforme strutturali. Perché in un contesto nel quale avremmo dovuto viaggiare uniti, no? È successo che nel 2002 i tedeschi hanno fatto una riforma di precarizzazione del mercato del lavoro che ha fatto diminuire la quota salari in 3 anni di 7 punti percentuali, e quindi tutti dicono ma in Germania la gente sta meglio. Certo, è un paese più ricco, mediamente forse qualcuno sta meglio, ma ci sono anche persone che vivono con 450 euro al mese,
La differenza ce l'ha messa lo Stato con soldi pubblici, e quando la Germania ha sforato i parametri di Maastricht, questo non ve lo dice nessuno, e lo ha fatto nel 2002-2003, lo ha fatto perché per finanziare i costi sociali di questa riforma ha dovuto aumentare un sacco di spesa pubblica di tipo sociale. Quindi di fatto la Germania ha fatto un'immensa svalutazione competitiva del proprio lavoro finanziandola con i soldi pubblici e fottendosene nelle regole europee. E ha fatto bene. E ha fatto bene, ce lo siamo meritato. Chiaro? Perché? Perché noi non abbiamo più il senso della nostra dignità, non abbiamo perso il senso del nostro ruolo in un percorso di integrazione europea, abbiamo perso il senso di cos'è essere padroni della nostra politica economica. Perché? Un pochino secondo me c'entra anche, anche il padrone di casa qui, perché la grande stagione della corruzione è stata vissuta, per carità, la corruzione va combattuta, è stata vissuta però nell'immaginario collettivo italiano come la dimostrazione del fatto che noi siamo degli esseri inferiori e che quello fosse l'unico problema. E che quindi per risolvere quel problema noi avremmo comunque avuto bisogno di regole esterne. E l'adozione di un cambio fisso e l'adozione dei parametri di Maastricht sarebbero state le regole esterne che ci avrebbero moralizzato. Allora occhio, perché voi in questo quadro macroeconomico dove siete messi? Siete messi in una posizione che, come dire, di fatto ha fatto maturare nell'elettorato questa coscienza che secondo me è distorta, dall'altra nessuno vi può, diciamo, riproverare di essere dei paladini della corruzione. Se io cerco di spiegare che il problema non è la corruzione, mi dicono allora sei corrotto. Sì, di fatto se guardiamo gli indicatori di corruzione della Banca Mondiale vediamo che da quando siamo entrati nell'euro la corruzione è aumentata, non è diminuita. E ultimamente l'onorevole Di Pietro l'ho anche detto, io lo cito nel mio libro, a Ballarò, ha chiarito molto bene che fra il porcaio che stava succedendo un anno e mezzo fa e la riforma del titolo quinto della Costituzione, il principio di sussidiarietà, la privatizzazione di tanti servizi sociali a livello locale perché ce lo chiede l'Europa e l'esplosione di un verminaio di corruzione, c'è una relazione abbastanza evidente, no? Quindi adesso però vorrei un attimo riprendere il filo del discorso. L'euro è servito a integrare i mercati finanziari europei, si inserisce in quella grande corrente di liberalizzazione che ha provocato la tensione sociale di divario fra capitale e lavoro. Si inserisce in un contesto di lotta fra nord e sud che era fondamentalmente sul piano industriale per strutture di vantaggi comparati. L'economia tedesca e l'economia italiana sono molto simili, erano molto simili, competevano sugli stessi mercati, meccanica di precisione, settore automobilistico, in molti mercati competevano insieme, no? Se voi guardate la struttura dei vantaggi, ci devo fare un articolo su questo, che così con le quattro figure, vantaggi comparati di Italia, Germania, Francia, Regno Unito, vedete che l'Italia è una piccola Germania dal punto di vista del collocamento sui mercati internazionali e quindi è chiaro che era lì che bisognava andare a parare, bisognava in qualche modo ingabbiare l'Italia in un accordo che le costringesse in una gabbia dove la sua competitività sarebbe diminuita fatalmente. Le élite italiane hanno accettato questa cosa per tanti motivi, buoni o cattivi, perché abbiamo bisogno di regole esterne, perché catturate da interessi internazionali, non lo so, non mi interessa. Il risultato è che la situazione adesso è una situazione di crisi insostenibile, nella quale abbiamo, come dire, a livello di patto sociale, dalla seconda metà degli anni 90, barattato la completa rigidità del cambio con una quasi completa flessibilità del lavoro attraverso le cosiddette riforme strutturali, andando un po' all'inseguimento, o addirittura precedendo la Germania, perché Treu è venuto prima di Hartz. Le nostre riforme di flessibilizzazione sono venute prima addirittura di quelle tedesche. E quello che ci ha ammazzato è questo, perché la crisi di produttività che viviamo, sentite parlare del fatto che in Italia c'è poca produttività, e qui chiudo, in realtà è un risultato di queste due componenti. Perché vedete, chi produce lo sa che produce per vendere. Allora, è vero che la produttività dipende da quanto sei innovativo, da quanto investi, da quanto... Ma nella fabbrica di chiodi di Adam Smith, no? Perché è venuta l'idea... Adam Smith spiega il principio della divisione del lavoro, spiegando che se il lavoratore fa il chiodo partendo dal pezzo di ferro e arrivando, capito, all'infiocchettare la scatola, ne produce pochi, se ci si mette in cinque ognuno fa una cosa, se ne producono molti di più, d'accordo?
Ma perché a un certo punto a qualcuno è venuto l'idea di dividere in questo modo, no? Le fasi del ciclo produttivo? Ma perché c'era bisogno di più chiodi. Se non ci fosse stato bisogno di più chiodi, avrebbero prodotto tanti chiodi per buttarli nel Tamigi. Sarebbe servito a qualcosa? No. Quindi fra domanda, innovazione, produttività, le relazioni sono complesse. Immaginatevi un'economia come quella italiana, vocata all'export da sempre. Perché da sempre? Perché l'Italia non ha mai avuto le materie prime, ha solo avuto il marmo. E quando uno non ha le materie prime, che cosa deve fare? Deve acquistarle. E come fa per acquistarle? Deve esportare. Quindi l'Italia è vocata all'export perché è costretta a esportare per importare le materie prime che le mancano. Funziona così, no? Bene, quando in questa economia tu imponi un vincolo di cambio che ti penalizza, fai crollare la domanda e fai anche crollare per tante imprese quindi lo stimolo a innovare. Quando tu poi a valle di questo, avendo, come dire, fatto diminuire i ricavi perché si esporta di meno, fai diminuire i costi perché flessibilizzi il mercato del lavoro e quindi, come dire, permetti di pagare di meno i lavoratori, a quel punto il cerchio si chiude. Perché? Perché in un sistema produttivo come quello italiano, basato sulla piccola e media impresa, a che serve la flessibilità? Secondo me a ben poco. Perché? Perché il piccolo e medio imprenditore fa crescere con sé il suo lavoratore, ha bisogno di competenze specifiche, il fatto di poterlo licenziare per prenderne un altro non gli è poi così funzionale. Io conosco tanti piccoli imprenditori, da quando mi sono, già vengo da una famiglia di quel tipo, da quando mi sono esposto in questo settore, tanti mi scrivono e mi raccontano le loro esperienze. Esempio banale, distretto industriale della vivaistica a Pistoia. Caro Alberto, io se trovo un operaio che mi sa innestare un melograno, me lo sposo, sicuramente non penso a licenziarlo il giorno dopo. Chiaro? Quindi tutto questo discorso della flessibilità da Treu in poi è un discorso che ha finito per distruggere la produttività del lavoro, anche perché ha, come dire, creato dei presupposti nei quali il lavoratore non cresce con l'impresa. A chi fa comodo questo tipo di flessibilità? Semplice. Al terziario. Quale? Quello arretrato. Perché? Perché il terziario si divide in due. La finanza, dove si fanno un sacco di soldi. Vedete il mio consiglio precedente di schierarvi dalla parte del capitale, così almeno avrete più soldi. Sono più lunghe, però. Sì. Poi c'è il terziario dei servizi, come il tassista che mi ha accompagnato qui, che stranamente la pensa come me, del commercio. No? Allora, piccolo esempio. Nel 95... grande stagione di privatizzazioni e liberalizzazioni, tutti i supermercati diventano francesi, io sono contento perché trovo il camembert e anche perché non faccio il commesso. 97, legge Treu, inizia quel processo di liberalizzazione del mercato del lavoro per cui si abbattono i costi del lavoro. Per chi? Ma semplice, perché è un grande supermercato dove se Massimiliano si comporta male lo sostituiamo con Alberto, e dove ti faccio lavorare 14 ore al giorno, perché se ti sta bene è così, se non ti sta bene è di nuovo così, come mi raccontava ieri sera la cuoca di un autogrill dove mi sono fermato, che mi ha dato tanti utili consigli di cui vi parlerò nel blog, però non qui. Quindi vedete cosa sta succedendo in questo mondo? Cioè l'Italia è stata ingabbiata lato export con una moneta troppo forte che gli impedisce di esportare, calo della domanda, manca uno stimolo alla produttività. Gli imprenditori sono stati per un po' buoni, dandogli il contentino di una flessibilità del mercato del lavoro che ha fatto scendere il costo del lavoro, ma che in realtà avvantaggiava molto più le grandi imprese, che nel frattempo stavano diventando estere, anziché quelle nazionali. E adesso siamo arrivati a un punto in cui gli imprenditori si lamentano che il mercato interno è crollato, anche se in un primo momento, per la famosa fallacia di composizione, il primo che è riuscito a pagare di meno i suoi operai era contento perché, come dire, stava meglio, però poi quando l'hanno fatto tutti la domanda interna è morta. E in questo contesto che cosa succede? Succedono due cose. Cosa numero uno: che se la domanda interna muore tu sei costretto a inseguire la domanda estera e quindi sei costretto a essere ancora più esportatore di quanto non lo saresti naturalmente, perché nessuno compra i tuoi prodotti all'interno. E quindi sei costretto a massacrare ancora di più i tuoi lavoratori per essere competitivo al ribasso con la Cina. Quindi ti avvino a spirale deflazionistica, per cui tu uccidi sempre più il mercato interno per cercare sempre più il mercato estero, che è quello che sta succedendo. Cosa numero due, nessuno rientra dai game. Questa sera vi farò vedere che mentre sotto il grande nemico dell'onorevole Di Pietro, cioè il Berlusconi, il debito pubblico è sceso di 10 punti di PIL,
quello privato è aumentato di 50 punti di PIL. Con l'austerità abbiamo fatto ritornare il debito pubblico al livello del 1993, quindi siamo tornati indietro di 20 anni spaccati, e il debito privato, diciamo, sta ancora lì, bello, sul 150% del PIL, e sono tutti debiti che famiglie e imprese hanno fatto quando? Quando il denaro costava poco. Quando era tanto bello essere in Europa, quando eravamo tanto euforici, facevamo tanti capannoni che ora sono vuoti, facevamo tante rate per comprare il flat screen, facevamo tanti finanziamenti con la Fingerma per comprarci l'auto tedesca a tasso zero. Bene? Quelli sono i debiti. Sono arrivati i marziani, scusate, devo andare, mi stanno chiamando. Quelli sono i debiti che stanno stendendo l'Italia, non il debito pubblico, il debito pubblico stava scendendo. Non vi fate ingabbiare nel discorso del debito pubblico. Cercate di chiedere ai vostri interlocutori, quando li avete, come mai i paesi che sono andati a gambe all'aria per primi, cioè Irlanda e Spagna, avevano un debito pubblico sotto il 40% del PIL, e come mai noi, che ce l'avevamo al 107, in diminuzione dal 120, quindi su un percorso virtuoso, siamo stati lo abbiamo visto ricrescere di 13 punti facendo l'austerità. Non mi fate fregare qui, perché l'austerità ha una ragione d'essere ben precisa. Non viene fatta per ridurre il debito pubblico, ma viene fatta per accontentare i creditori esteri. Perché? Perché nel momento in cui tu fai austerità, che cosa significa? Tagli la spesa pubblica. Cioè, guardate come funziona. Tagli la spesa pubblica, che quindi è un reddito privato. Diminuiscono i redditi privati, diminuiscono le imposte. Nel bilancio pubblico fai meno uscite e hai meno entrate e stai come prima. Solo che siccome c'è meno reddito in giro, il rapporto fra il debito e il reddito aumenta, e questo è quello che è successo. Adesso guardate un altro pezzo del ragionamento. Tagli la spesa pubblica, tagli il reddito, quindi fai meno consumi, quindi fai meno importazioni. E il tuo sbilancio con l'estero si riduce. Monti ha ridotto il saldo delle partite correnti, cioè l'indebitamento estero dell'Italia, di 5 punti di PIL, e ha ridotto l'indebitamento del settore pubblico di solo 1,5 punti. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che chi ha fatto austerità in Italia lo ha fatto per fare un piacere ai mercati finanziari internazionali e non lo ha fatto per risanare la nostra finanza. E vuol dire anche tante altre cose sulle quali adesso non mi dilungo. Io volevo solo darvi degli stimoli e volevo solo parlare un'ora. Ho parlato un'ora e adesso, se c'è qualche snodo che vi interessa approfondire, io sono qui per rispondere alle vostre domande. Purtroppo non in modalità multimediale, ma in modalità, diciamo così, all'antica, d'accordo? Come facevano i filosofi in Grecia, che non avevano le slide, ma non avevano neanche la Germania a quei tempi, e quindi avevano modo di elaborare un pensiero non unico. Grazie.